L'area Vessina è duramente colpita dagli eventi del scorso gennaio, un decreto poco fa attuato per queste zone colpite, la sospensione dei 3 anni per la riduzione dell'ospedale di Penne. Abbiamo fatto questo decreto, o meglio il governo ha fatto questo decreto, l'abbiamo cercato e siamo riusciti alla Camera a dare della sostanza in più al decreto stesso, sia in termini di risorse, sia in termini normativi, e per dare risposta a questi territori, a cominciare dal territorio di Penne, sul quale è nata una polemica rispetto al fatto che non è stato inserito nel cratere, che è una cosa sulla quale abbiamo tutti quanti provato dalla Regione, ma noi parlamentari, ad inserirlo con gli emendamenti e facendo anche, come dire, opera politica di convincimento presso il governo, però purtroppo non siamo riusciti in questo, ma ritengo che all'interno del decreto ci siano comunque delle norme e delle risorse che riguarderanno assolutamente anche il comune di Penne, e ritengo che anche rispetto alla vicenda dell'ospedale di Penne, l'emendamento che ho presentato io, quello per la sospensione dei 36 mesi del decreto Lorenzin, si possa intervenire in qualche misura anche rispetto a questa struttura. Ma al di là di questo, io ritengo che, avendo visitato una struttura che già conoscevo, ma avendola visitata oggi in maniera molto più dettagliata, ritengo che ci sia necessità di investire su questa struttura, innanzitutto in termini strutturali di, diciamo, ristrutturazione edilizia, ma anche in termini, diciamo, di riorganizzare l'ospedale in una maniera funzionale. Noi dobbiamo preservare in una zona come Penne, appunto, che è una zona disagiata, questo ospedale. Anche l'ospedale di Penne potrebbe godere di una non riorganizzazione dei posti. Sì, secondo me sì. Una cosa che in parte ho accennato all'assessore Paolucci, con il quale voglio confrontarmi più nel dettaglio ora che la norma, diciamo, è approvata. C'è un passaggio al Senato, ma potrebbe essere un passaggio formale. Carte alla mano, perché io ritengo che quella norma, così come scritta, così come l'ho voluta scrivere, possa interessare anche l'area Vestina e conseguentemente anche l'ospedale di Penne. Noi dobbiamo lavorare in questa direzione, noi dobbiamo ristabilire e recuperare un consenso attraverso la capacità di dare risposte a territori che si trovano in una condizione di disagio.